carissima, è rimasta qui con me la nostra carissima amica Carmen Russo. Eccomi! Ma che bello, ma che bello! Grazie. Ma cosa prepariamo? Ho già un po' di famina io. Ma veramente? Io sì. Ti vedevo sempre a dieta, infatti quasi quasi ho detto ma chissà se sarà di suo gradimento. Come no, io amo tutta la cucina. E lo so, poi con Enzo Paolo che cucina benissimo, ti capisco. Allora, carissima Carmen, oggi vorrei proporti un'idea di recupero, ovvero un timballo con il riso giallo e del salmone. Ottimo. Quindi una cosa di riciclo, perché l'abbiamo mangiato la domenica o la sera con gli invitati e poi magari durante la settimana certo. ci facciamo una torta salata. Fantastica. Se ce la possiamo portare in giro, in ufficio, tu sei una donna sempre in movimento, ti tiri fuori la tua quiche. Uno spuntino sano. 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 Sì, sano, sano, hai detto proprio bene. Per la pasta brisée ci occorrono 250 grammi di farina zero, 120 grammi di burro freddo, 80 grammi di acqua. Per il ripieno 400 grammi di risotto giallo allo zafferano già pronto, 500 grammi di crescenza fresca, 150 grammi di salmone a fette affumicato, 100 grammi di parmigiano grattugiato, rucola fresca, due zucchine, fiori di zucca, olio, sale e pepe. Allora. Partiamo dall'impasto, ovvero lo facciamo con un involucro di pasta brisée. Mm. Mentre tu, sapientemente, sì. mi tagli le zucchine rondelle. A rondelle, che dimensioni? Con un coltello, sì, sottili, sì, no, ti piace questo grosse, coltello? 5 mm, 1 mm. Ah, è la Russo qua, ragazzi, è precisissima, no. lo so. Te ne faccio vedere, vedere un paio. Allora, togliamo proprio la prima parte e poi così. Ok. Non tanto grandi perché devono cuocere velocemente. Velocemente, esatto. Mentre tu tagli le zucchine, io intanto, Carmen, preparo la pasta brisée. La pasta brisée oggi la vorrei fare qua nella planetaria. Perché vi dico nella planetaria? Perché usiamo il burro freddo di frigorifero e quindi magari a casa, per chi proprio non è così abituato, non ha voglia di sporcarsi le mani, il burro freddo è un po' ostico. Cosa hai fatto? No, rischiavo di tagliarmi l'unghia, ma va bene. Tu vai piano, guarda, vai tranquilla, perfetto. Però io c'ho un metodo, perfette. Io metto l'editina così. Così non mi taglio, piego. Da super chef. Eh? Ma tu Vero? Sei bravissima in cucina, non ti devo dire niente. Oh. Eh sì, certo. Io vi vedo voi in casa turci, russo. Che fate? Perché sì, poi sì. Enzo Paolo. Lui cucina bene, però adesso tutta la cucina è rivolta a Maria. Tutto prima si deve mangiare lei, deve mangiare le cose giuste, poi se rimane qualche cosa mangiamo anche noi. Ma, beh, siete proprio calati nel ruolo dei genitori proprio classici. Certo, l'altro giorno abbiamo fatto, eravamo dalla nonna Giuseppina a Modena, allora al mattino abbiamo impastato un po' di pasta, 1 chilo di farina, 10 uova. Perché tu sei emiliana di origine, sì, giusto? Sì, di Pavullo. E quindi ho impastato e con lei, poi lei l'ho messa alla macchina che girava e abbiamo fatto le tagliatelle. Poi, allora, io intanto guardo te. Sì, allora, olio, accendo la padella, semplice, mm-hmm. appena prende un attimo il calore. Questa è la pasta. Questa è la pasta, rovesci le zucchine qua. Allora, la pasta, come avete visto, questo è il risultato della pasta brisée, deve essere bella così, appiccicosa, non deve sporcarvi le mani. Questa cosa succede? La fate riposare in frigorifero per circa mezz'ora, 20 minuti. Non stendetela subito perché è molto elastica. Ovviamente io la pasta ce l'ho pronta, l'ho fatta prima, l'abbiamo già impastata e messa in frigorifero. Allora, adesso ti faccio tagliare i fiori di zucca. Va bene. Sempre di zucchine, di cose fresche, verdure, di cose light. Sì, io amo molto le verdure. Lo so, tu sei una donna chef, sana. Come li taglio? A metà? A metà, esattamente, a metà. Proprio così. E gli togli il dentro, che praticamente è il picciolo. Questo coltellone. Maria mangia le verdure, sì, che bimba è? Sì, questi li mangia, io glieli faccio con un po' di pastella, no, poi fritti, e lei impazzisce, ma lei mangia tutte le verdure, zucchine, fagiolini, ceci, lenticchie, e da piccolina sai cosa mangiava? La cipolla rossa di Tropea, cruda. Ma stai scherzando? Ti giuro! Incredibile, però è dolce, quindi va bene. Ma la cipolla rossa, cruda. Io facevo lei nei pomodorini. Ma che figli avete fatto voi due? Ma scusami, ma la mia non mangia niente se non sono patatine fritte. No, ma no, no. E ti dirò che qua... Ah, una cosa che le piace molto è il ketchup.
Vabbè, non fa male, no? Ma no. Allora, alla loro età, tutto dosato, brava, niente fa male. La cosa bella è che lei mangia con gusto, però poi dopo un po' dice no, adesso basta perché sennò mi viene buona la pancia. Perfetto, ma brava. Carmen, ti giuro. Ma dai, ma così piccina. Lo capisce, perché poi dice mamma, buona la pancia, fammi la camomilla. Ma perché vede te che ci tieni, sì, perché tu comunque, essere, fatelo dire, cioè io non ero così manco a 14 anni. Ragazzi, tu sei pazzesca. No, ma dai, sei pazzesca sempre. Sì, vivo di rendita, vivo di rendita. Va là, sei nata già giusta e ti mantieni. Sì. Ma tu sei una che fa palestra, cioè mangi sano. Mangio sano. Mangio sano. Cerco di mangiare sano e cerco di non mangiare moltissimo. Non ti chiedo oltre sulla tua alimentazione. Perché frutta. Che brava che sei. Ma sai, il metabolismo cambia, quindi uno non è che... Deve stare attento. A me non mi è mai cambiato il metabolismo, te lo voglio dire. No, ma dico, cambia, nel senso che poi più gli anni passano e più si rallenta. E quindi consumi meno. Consumi meno, devi mangiare meno. Allora, io e te, un po' da tipo vicine di casa, mentre cuciniamo, ce la chiacchieriamo, sì, un po' così di cose nostre. Ma anch'io con Enzo, insomma, si sta in cucina, si sta in casa, si parla. Sì, senti, sì, bella sì, questa cosa. Ti piace? Allora, adesso te la voglio spiegare bene. Praticamente, questa pasta brisè, ma si può fare anche con la pasta frolla per le crostate, io l'ho stesa con il mattarello tra due strati di carta forno. Bella in maniera tecnica, tale che così non dobbiamo aggiungere farina, non sporchiamo. Guarda, tutto pulito, guarda. È vero. Non abbiamo sporcato niente, l'ho rigirata dalla parte, ovviamente, solamente da un lato solo con la carta. Certo. E adesso la tolgo una volta che l'ho fatta aderire Fantastico. Bene ai bordi. Perché secondo me è il metodo più semplice. Brava, dagli una bella girata, perfetto. È il metodo. Hai capito la Russo in cucina? Guarda, sei meravigliosa. Meravigliosa. Meravigliosa! Mi piace questo tata. Enzo Paolo cucina, ma anche sì, tu vedo che... Sì, io diciamo che lui è molto bravo perché è veloce anche le dosi, essendo coreografo sa misurare e dosare. Ma com'è il coreografo in cucina? 5, 6, 7, 8... Stupendo! No, e io gli faccio l'assistente. Io pulisco, metto a posto. Sì. Sì. E poi quando io vado nel suo piatto, nella sua padella che sta preparando e incomincia a fare così, lui dice via! Perché tu certo, poi fai vedere che fai certo, tu l'ultima cosa come se l'avessi fatto tu. E invece no. Certo. È un po' la tocco dello chef, che si arriva all'ultimo e ti prendi un po' i meriti. Lui, ad esempio, nell'impiattamento sì, non c'è, è negato. Allora io ogni tanto lo faccio. Ah, tu la parte estetica. È un pochino, la parte certo, estetica, giusto. E lui dice ecco così. Tutti dicono che è bello, ma è bello perché è buono, non perché è solo bello. Vabbè, ma voi siete comici sempre, sempre, proprio anche nel quotidiano. Ma bisogna divertirsi, è vero, bisogna. Hai detto già una ci cosa sono sacrosanta. Tanti problemini, tante cose. Infatti voi, secondo me, posso permettermi, è un po' il segreto della vostra coppia, no? Sì, sicuramente. Il fatto che si percepisce che voi vi divertite insieme e state molto bene insieme, che e siete questo, una rarità, perché sì, voi siete insieme da una vita. 33 anni, mi sembra, dall'83, no, 34, che ecco. Che bello, allora fammi capire. Parliamo di cucina, che tanto... Capire. Se potevo farne anche di più, va bene. Allora, no, è guarda, giusto, è la giusta... Perfetto, Carmen, perfetto. Allora, ho fatto primo strato di risotto. Il risotto quello che ci ha avanzato, il risotto sì, giallo allo zafferano. Poi ci ho messo uno strato delle zucchine che mi hai tagliato tu. Sì. Adesso, generosissima di crescenza, sì, perché, vero, piace tantissimo anche a me ed è un formaggio che è usato solamente quasi nelle diete e invece no, la crescenza è buonissima nella pasta, non fate quelle paste con le panne che sono grasse, no, mettete due cucchiai di crescenza, due zucchine e avete risolto un pranzo, la crescenza è divertentissima, sì, ma te ne taglio un pezzettino, sì, certo, è buonissima, una bella donna che mangia in cucina e secondo me l'invito migliore, vero? Buona, a cena. Buona. Esattamente. Io a volte mi faccio dei crostini, ci metto la crescente, ci metto un po' un'alice sopra, sì, un'acciughina, la metto certo, nel forno, wow, nell'attesa.
nell'attesa. Ah, quello è l'antipastino della Carmen Russo, sì. Mi piace moltissimo. E adesso? Adesso, mia cara. Sì, perché poi deve essere un piatto di riciclo, ma deve essere anche poi gustoso rimangiarlo, no? Perché dobbiamo dargli un vestito differente, buono. Perché se no non ci ripiace. Ma bello l'abbinamento salmone, sì. Crescenza, zucchine e riso giallo. Esatto. Riso allo zafferano. Ma sai che poi sarà carino anche quando lo tagliamo? Quindi, questo. Così. Poi ci mettiamo dentro un po' di fiori di zucca e se vuoi mi puoi mettere un po' di sale tu. Sì. Pochissimo perché già hai il salmone, il riso certo. E trallallero. Proprio poco così, perfetto. Trallallà. Un pochino di parmigiano grattugiato. Se vi bene. Piace io lo metto perché è sempre un po' elegante. E andiamo a finire con un ciccinino di rucola. La rucola cosa mi serve? Per assorbire anche un po' quel liquido che fa la crescenza e il fiore di zucca. Al caldo, certo. Esattamente. Allora, adesso io a te ti faccio spatasciare tutto il riso e mi fai ancora? La copertura. Copriamo tutto. Con le manine? No, anche con il cucchiaio. Come preferisci tu? Tu sentiti libera di fare come se fossi a casa tua. Lo vuoi fare con le mani? Dopo ce le laviamo, non c'è nessun problema. Sì, è importante lavarsele prima. Certo, prima, dopo, In cucina sempre. Ma sì. Ok. Si creano gli anticorpi. Tutto a coprire, tutto a coprire. E poi io questi ultimi fiori di zucca. Ma questo è un piatto bellissimo, eh. Questo te lo porti ovunque. Quando vai giù a Napoli dai parenti di Enzo, arrivi giù con la tiella, capito? Che giù so che le quantità sono un po'. Sì. Ma adesso viviamo anche a Palermo e anche, sì? E anche la Sicilia è una regione fantastica. E come cucinano, e come si mangia. Sì, ma vero. Devo dire che in Italia dove vai, cadi sempre bene. Benissimo, eh? Hai perfettamente ragione. Rucola e fiori di zucca. D'olio. Esattamente, con un goccino d'olio e un ciccinino di sale. Fantastico. Giusto spadellati così. Allora, perfetto, questo bello spianato come hai fatto, bello proprio timballoso. Da ultimo ci mettiamo ancora un pochino di parmigiano, ma proprio pochino, mm-hmm. E questo lo facciamo gratinare in forno, anzi cuocere, scusatemi, in forno perché la brisée deve cuocere. Allora, diciamo 40 minuti 40 per essere minuti. Bello compatto, a circa 170 gradi in forno. Okay. E dopo... Ma la brisée? Sì. Perché si è brisée? Allora, si dice brisée perché è un termine francese che vuol dire freddata, perché si usa il burro freddo ecco. E non c'è l'uovo, è fatta di farina, burro e acqua. In okay. questo caso abbiamo fatto 250 grammi di farina, 120 di burro, quindi la metà della farina è il peso del burro, un pizzichino di sale e 80 grammi di acqua. Ah. E rimane bella morbida, non è grassa. Senza, dopo non la è cottura, grassa? No, dopo la cottura. Ma il burro un po', Allora, un po' burro sì, ma ci serve per impastare. C'è anche la versione light con l'olio. Ah, con l'olio d'oliva? Sì. O no? Mm. E dopo i nostri 40 Senti. Minuti di forno... Che profumo! Viene così. Ma che caro! Adesso la mettiamo su un'alzatina, perché abbiamo fatto una bella torta. Adesso la faccio scivolare via dalla chiusura. Questa è una manovra sempre un po' difficile, sì. Vero? Rischiosa, anzi, perché una volta mi è caduto tutto a me. No, guarda. Ma tu sei... certo. C'è il piccolo colpo. E poi, sempre ottimo. Così, come guarnitura. Lo le farò mettete sicuramente, così. Guarda. Adesso ne tagliamo una fettina, così facciamo vedere come è venuto dentro il nostro timballo. Mia cara Carmen, guarda, c'è un piattino. Sì. Anche quello lì, quello perfetto. Lì, eh? Sì. Ed ecco. Vedete? Che meraviglia. Entra a strati. Ecco qua. Il nostro timballo, strato di crescenza, zucchine, salmone affumicato a fette, rucola, fiori di zucca. Meraviglia. Ma grazie di essere stata con me.